Città di pietra incantata e città dalle larghe strade e dalle belle chiese. Così hanno descritto poeti e scrittori Pistoia. Ricca di chiese, chiostri, palazzi, musei e monumenti che ruotano intorno a Piazza del Duomo, tra le più affascinanti d'Italia. Pistoia è stata proclamata capitale italiana della cultura nel 2017. È una città di origine romana, il cui tessuto urbano ricalca i limiti delle tre antiche cerchie murarie. La spettacolare Piazza Duomo è teatro di edifici politici e religiosi storici, come il Palazzo Comunale, il Palazzo Pretorio, la Cattedrale di San Zeno, il Palazzo dei Vescovi, il Battistero e la spettacolare Torre Campanaria. La suggestiva Piazza della Sala, zona di tanti bei locali e della movida la sera, appartiene al nucleo più antico e include diversi edifici sacri, benché talvolta sconsacrati, che con la loro presenza testimoniano la centralità della religione nella storia di Pistoia. Per gli amanti della musica, un periodo ideale per visitare la città è il mese di luglio, quando va in scena il Festival Pistoia Blues, in Piazza del Duomo, che nel corso degli anni ha visto salire sul palco i più grandi artisti internazionali. Mentre chi preferisce il folklore può fermarsi a seguire la Giostra dell'Orso, che ripropone i fasti di un torneo medievale in costume. Vi consiglio di fermarvi per un aperitivo all'Aristo Caffetteria Voronoi. Per chi ama la cucina raffinata potete andare da Bottegaia, mentre un locale tipico pistoiese di qualità è la locanda del Capitano del Popolo. E per chi cerca un negozio di abbigliamento raffinato, di ricerca, con un'ampia selezione di grandi marchi, non potete perdervi Tricomi, dove Sergio Tricomi, persona di grande stile, crea e produce una bellissima linea di scarpe da uomo a marchio Low White, distribuite nelle migliori boutique di tutto il mondo. Sono a Pistoia, nel cuore di Pistoia, della bellissima Pistoia, e sono con Sergio Tricomi, un amico ma soprattutto uno dei rappresentanti dei più bei negozi, negozi di fashion, di moda di Pistoia. Sergio, te hai un bellissimo progetto e da sempre rappresenti, diciamo, i grandi marchi. Raccontaci un po' quello che è stata, quella che è la storia, poi quello che è il tuo negozio, il tuo mondo. Ti ringrazio Federico per avermi dato del noto imprenditore. Diciamo che il nostro negozio è nato nel 1986, il progetto è partito con una strategia ben precisa, ben delineata. Già negli anni 80 avevo in mente di aprire questo negozio proiettato solo ad alta qualità. Poi abbiamo fatto un'integrazione di altri prodotti che ci hanno consentito di avere un ventaglio di aziende e di immagini, di layout, che ci ha consentito di essere un po' in linea a quello che un po' che sono gli store di oggi, perché mantenere solo ed esclusivamente solo la calzatura rischiavamo di indebolirci un po' commercialmente. Allora, qua si trova il top, ma soprattutto si trova la tua creatura, la scarpa, sì. Perché Low White è il marchio che ti ha inventato e che hai creato quella calzatura, infatti, da uomo, infatti. E come potete vedere sono scarpe incredibili. Raccontaci un po' Low White. Ti ringrazio. Low White è nata nel 1993, praticamente da un'idea mia. Io ho lavorato come consulente per alcuni marchi locali, diciamo, del nostro territorio, dopodiché mi è venuta la voglia di identificare su me stesso quello che poteva essere le mie, diciamo, qualità oppure professionalità che avevo acquisito nel tempo. Il marchio, praticamente Low White, è l'acronimo dei miei due figli, Lo Lorenzo, White Bianca, ho dedicato a loro questo brand. I tuoi gioielli di famiglia sono i gioielli dell'azienda. Sì, sì. Il prodotto è un prodotto completamente artigianale, lavoriamo con materiali ecosostenibili, lavoriamo con pelli conciata vegetale,
Io ti ringrazio infinitamente per averci aperto questo Tempio del Bello, perché te in questa tua continua ricerca in questi anni hai creato un Tempio del Bello. Grazie. Io vado sempre alla ricerca dei tempi del gusto, però il bello e il buono devono sempre andare di pari passo. Certo. E quindi ti ringrazio per questo bellissimo lavoro che sta portando avanti con successo, meritatissimo. Grazie mille. Grazie a te, Federico. Ciao. Grazie. Poco distante da Pistoia, imperdibile è una degustazione dell'ottimo vino, ma anche del vin santo e dell'olio della società agricola Marini Giuseppe, che hanno avuto riconoscimenti nazionali e internazionali. La storia di una passione lunga due secoli. Infatti fin dal 1800 la famiglia Marini produceva vino in Pistoia, nel comune di Tizzana, a Quarrata. Poi nel 1946 Roberto Marini si trasferì nel comune di Pistoia, portando avanti la tradizione di famiglia. E dal 1980 Giuseppe, figlio di Roberto, insieme alla famiglia, prosegue la tradizione. Hanno ottenuto premi e riconoscimenti internazionali, ma a loro piace ancora guardare la soddisfazione negli occhi di chi degusta le loro creazioni fatte con tanta passione ed amore. Oggi sono a Pistoia, in realtà poco distante dal centro storico di Pistoia, con Lorenzo, dell'azienda Marini Giuseppe. Un'azienda blasonata perché ha avuto un sacco di riconoscimenti nel mondo del vino e dell'olio, ma io sono qui soprattutto per il vin santo. Stamattina sono arrivato prestissimo, invece del cappuccino ho detto voglio assaggiare l'occhio di pernice perché ho una grande aspettativa. L'occhio di pernice è il nostro ultimo prodotto, prodotto veramente interessante perché comunque ha una vita lunga nella produzione e secondo noi sarà a livello dei nostri vin santi, quindi ultra premiati a livello mondiale e a livello internazionale. Oggi ho questo grande onore, però senti, qui c'è anche il frantoio, voi fate degli oli, dei monocultivar, anche quelli premiati, hanno avuto dei grandi riconoscimenti, ma soprattutto voi avete il frantoio interno. Il nostro frantoio interno, che è preciso, è un frantoio che lavora esclusivamente per noi e non contro terzi. Questo ci permette di fare tutte le prove che ci pare e di ottenere le cultivar in singola cuvée. Effettivamente i premi cominciano ad arrivare e quindi motivo è grande soddisfazione. Ma anche il vino, onestamente, vi dà delle soddisfazioni? Sì, devo dire che abbiamo avuto negli ultimi anni una grande soddisfazione anche col Chianti Riserva, 85 centesimi a livello internazionale sul concorso di Vinitaly, un 80% di Sangiovese con un 20% di Merlot che fa 2 anni di maturazione sul legno di quercia. Ora non rimane che assaggiare l'occhio di pernice perché ormai ne l'odore abbiamo parlato. Si è sparso. Questa è un'anteprima. È un'anteprima, uscirà a novembre col fresco. E si parte solo e esclusivamente da uva rossa, quindi da Sangiovese, e fa una maturazione e una vita di 4 anni, dopodiché viene imbottigliato e messo in vendita. I sapori, dei profumi, il bello del vinzante è questo, una spremuta del territorio, riesce veramente a regalare dei profumi profondi, delle persistenze proprio in bocca incredibili. Diciamo che è il richiamo con la nostra terra e quindi rappresenta secondo me tutto quello che è in Toscana. E poi c'è il vin santo, quello che è il cavallo di razza dell'azienda, ha ricevuto un sacco di premi, di riconoscimenti. Allora, questa è un'altra anteprima perché il 2015 è stato già strapremiato in un concorso internazionale che è quello di Vinitaly, ha preso un 95 centesimi e si è piazzato primo a livello mondiale nella categoria dei vini passivi. Quindi tutto il resto è indietro. È indietro. Quindi, allora assaggiamo il numero 1. Anche questa uno. Anteprima qui. Il colore è incredibile. Uscirà a novembre, una grande acidità, una freschezza. Che dire, al numero uno ci possiamo solo inchinare e togliere il cappello. Grazie mille di averci ospitato e di averci aperto un cavò ultra premiato. Grazie a voi di essere venuti. Grazie. Alla salute.